Bentornati ragazzi, io sono Startup52 e oggi continuiamo la nostra avventura su Inazuma Eleven. Nello scorso episodio abbiamo conosciuto i tre fratelli Murdoch della Kirkwood che dovremo affrontare come prossima partita per la semifinale del torneo nazionale e battendoli andremo in finale contro la Zeus che già si è qualificata. Sempre nello scorso episodio i tre fratelli Murdoch hanno utilizzato il triangolo Z a Mark segnandogli, è caduto in depressione ma grazie all'aiuto con di Nelly e anche qualcun altro Mark ha ritrovato lo spirito combattivo e adesso dobbiamo semplicemente andare da Silvia dopo l'allenamento, ma a questo punto, se me lo permette Silvia, mi alleno. Perché, anzi no, io voglio fare un'amichevole, nel senso in questo, sì posso, e allora facciamoci questa amichevole. Ho battuto l'Otaku 6 a 0, quindi ho preso la mia bellissima S perché ho vinto con più di 5 gol. Max ha imparato qualcosa, tornado inverso, ok, mi sa che è un tiro, perché sì, per forza è un tiro. Comunque, non male, ora sono curioso di sapere com'è questo tiro. Comunque, ovviamente mi ricarico i punti e andiamo alla stazione. Gli allenamenti vanno alla grande. Ora neanche il triangolo Z dei tre fratelli Murdoch può farci paura. Oh, quanta sicurezza. Marvin, che sei venuto a fare? Tranquillo, tranquillo, oggi non sono qui per stuzzicarvi. Però, Axel, c'è qualcosa che voglio dirti prima che inizi la partita. Axel, da quando hai abbandonato il calcio, noi ci siamo allenati con tutte le nostre forze. E alla fine abbiamo messo a punto il triangolo Z per trionfare nel torneo nazionale. Adesso nemmeno tu sei in grado di batterci. Ti faremo vedere che la Kirkwood non ha bisogno di te perché ci siamo già noi, i tre fratelli di Murdoch. Marvin, ci vediamo alla partita allora e mi raccomando, non scappare stavolta. Certo che no. Alla fine il grande giorno è arrivato. State a vedere, fratelli Murdoch. Stavolta riuscirò a parare il vostro tiro. Allora, siete tutti pronti? Non vedo Jude. Capisco, ottimo lavoro. Jude, quello era della Royal Academy? Cosa voleva? Presto lo scoprirete. Mark, è ora di partire, andiamo alla stazione? E direi proprio di sì, quindi finalmente possiamo dirigerci alla stazione. Pensavo che mi ci portasse il gioco in automatico, invece no. Quindi, magari da dietro funziona, perché se no, se devo andare da davanti la strada è lunga, anche se adesso da di qua si spunta nell'ospedale. Però forse in basso dall'ospedale me ne posso uscire, ok, sì, quindi la strada così almeno è più corta. Comunque, dobbiamo finalmente andare a battere. Almeno, questo è quello che dovremmo fare. Poi non so se perdiamo o meno. Non credo proprio, però dobbiamo andare a sfidare la Kirkwood alla Kirkwood Junior High. L'unica volta che siamo arrivati qui alla stazione ed è iniziata una cinematica, è stato quando siamo andati a sfidare la Royal Academy e l'abbiamo anche battuta e non stavamo ancora nel torneo nazionale, ma anche l'unica volta che siamo effettivamente arrivati da qualche parte è stata contro la Wild. Invece per tutte le altre partite siamo arrivati alla stazione, abbiamo preso il biglietto e abbiamo iniziato poi subito la partita, come adesso. Immagino che ci sarà una cinematica per la Zeus, perché se no non avrebbe senso. È l'allenatore Nichols. Quanto tempo, Axel? È proprio lui, sono la più grande fan, voglio il suo autografo. Celia, non ti sembra di esagerare? Ma cosa dici? L'allenatore Nichols è stato un grandissimo calciatore, ha giocato anche nella nazionale. Davvero? Wow! Ti sei fatto un bel po' di amici, Axel, sono contento di trovarti bene. Allenatore. Hai tempo da perdere prima della partita, eh? Non so se mi spiego. Oh no. Non dici nulla, testa a porcospino? Beh, almeno questa volta non sei scappato. Certo che no. Sono venuto qui per sconfiggervi. Se non altro potremmo vederne delle belle, non so se mi spiego. Sembra che quest'anno non ti sia rammollito. Mi dispiace, ma per quanto abile il vostro capitano non potrà mai nulla contro no la nostra tecnica. No, questa volta non ci batterete. Forza, ragazzi!
E quindi inizia ufficialmente la partita Raymond vs Kirkwood. Però prima di iniziarla davvero mi sa che devo fare un cambio, perché prima in amichevole ho messo in attacco Jude e Nathan. Volevo segnare con loro, soprattutto con Nathan, per le ali di fuoco, ecco, non mi stavano venendo, perché le volevo rivedere. La Kirkwood gioca con un 4-3-3, giustamente i tre fratelli Murdock in attacco per il triangolo Z. Comunque, iniziamo questa partita, è già truccata. Subito dopo il fischio d'inizio, i tre fratelli ci rubavano la palla. Non è vero, vabbè. Ti faremo gol come l'altra volta e tu non potrai farci niente. Questa volta vi fermerò. Che cosa? Ha fermato il nostro triangolo Z? Forza ragazzi, tutti all'attacco! Praticamente la partita inizia con palla a Mark, quindi il danno non è poi così tanto. E come vige la regola del calcio gol sbagliato, gol subito, qui non è poi così tanto sbagliato perché è stato parato, ma diciamo che Kevin tirerà con un doppio fulmine in Azuma che forse entrerà in porta. E quindi la squadra della Raymond Junior High passa in vantaggio per 1-0 con la rete di Kevin all'ottavo minuto dopo la parata di Mark, Todd e Jack del triangolo Z dei tre fratelli Murdock. E quindi adesso la partita si è messa nelle nostre mani. Ora possiamo fare tutto quello che vogliamo, dobbiamo semplicemente subire il triangolo Z e pararlo. Immagino che capiterà la stessa cosa anche con la Zeus, ma forse la Zeus ci segnerà. Non so perché, ma ho questo presentimento. Comunque facciamo vedere alla Kirkwood che Axel non ha dimenticato il suo tornado di fuoco e andiamo 2-0. Ecco, non ha nemmeno utilizzato la sua parata il portiere. Quindi grazie al tornado di fuoco di Axel la Raymond passa in vantaggio per 2-0 al 13° del primo tempo. E ormai basta semplicemente che arriviamo in porta e tiriamo, la partita è già finita, però almeno ci possiamo divertire. Tra l'altro mi sa che ho invertito Kevin e Axel da come li tengo normalmente, anche se in realtà Axel dovrebbe stare a destra perché a destra prende il numero 10. Io in realtà ora c'è il 7 perché e Kevin il 2, perché prima li ho spostati, Kevin l'ho messo in difesa e quindi ha preso il 2. Quindi forse il 10 chi è che ce l'ha adesso? O Nathan o Jude. Ecco, ce l'ha Nathan il 10, vabbè, non fa niente. Anzi, a sto punto facciamo valere il 10 di Nathan e facciamo segnare lui. Quindi adesso lo porto in attacco, perché giustamente il numero 10 segna, no? Nelle partite, non sempre, però sì, è quello che fa. Quindi facciamo segnare Nathan, no, la palla a Nathan e ali di fuoco. Nemmeno questa volta il portiere utilizza la sua mega parata di forza, quindi Raymond 3, Kirkwood 0 con la rete di Nathan e non sono ancora andato in furore. Però come al solito aspetto il secondo tempo per attivare il furore, perché ormai loro ce l'hanno già attivo, sarebbe uno spreco attivarlo mentre lo tengono attivato anche loro. Quindi aspetto il secondo tempo, ne vale di più la pena secondo me. Stavo pensando cosa fare per la finale contro la Zeus, in che senso, perché dovremmo sì affrontare la Zeus e questo lo sappiamo già. Non so il gioco chi vorrà che io metta in campo per forza, sicuramente Mark, Axel, Jude e forse anche Nathan, però altri non lo so. Quindi stavo pensando se prendere qualcuno di qualche altra squadra, ad esempio qualcuno della Royal Academy, perché sono forti ovviamente e potrei allenarli. Poi ci sta sempre anche Shadow che vorrei provare ad utilizzare, solo che in attacco dovrei togliere Kevin per forza, è solo che Kevin non lo vorrei togliere. Però ad esempio della Royal Academy mi piacerebbe prendere Sanford oppure qualcun altro che ora non mi sta venendo in mente. Ho già messo Danelli che deve chiamarmi quando li troverà, quindi forse capiterà in questo episodio, anche se non so quanto cammineremo in questo episodio. Ehi, che succede? Sono migliorati un sacco rispetto all'ultima volta. Sì, però sapevamo di dover affrontare degli avversari piuttosto forti, altrimenti non ci saremmo allenati così duramente quest'anno, non so se mi spiego. Proprio così, proprio.
tipico della Kirkwood, non mollano mai senza lottare fino alla fine. La partita non è finita. Sono d'accordo con Mark, la partita non è finita, abbiamo tutto un secondo tempo da giocare, ma come al solito recuperare 3 gol in 30 minuti di tempo per la squadra avversaria contro me che sto giocando è quasi impossibile. Il gioco dovrebbe mettermi contro... ok, siamo andati in furore. Stavo tenendo premuto RL per vedere se funzionava, così almeno posso utilizzare scimmia volante. 12 punti sono pochissimi, quindi va benissimo così. Superando questi due, Axel e Todd si trovano davanti alla porta, giusto quasi. No, ho sbagliato tutto, ma forse Axel ci arriva, quindi mando Todd in attacco. E allora tiriamo con Todd a sto punto. Tiro della cometa. Questa volta il portiere ha utilizzato la sua mega parata di forza e riesce... No, ok, non ci riesce. Beh, pensavo ci riuscisse a pararla. Invece 4-0, gol di Todd. Questa non me la sarei aspettata. A questo punto facciamo una cosa carina, perché ora solamente quando il gioco si ferma in questo modo potete cambiare i calciatori. Quindi mettiamo Max, che ha imparato il tornado inverso, come detto, in attacco. Axel sulla fascia, Todd giù perché Todd ha una difesa, quindi posso almeno utilizzarlo ancora come difensore. Voglio segnare con Max per vedere il tornado inverso, sono troppo curioso. 17 punti fulmine zigzag, buonissimi, così almeno posso ancora utilizzare il Dragon Crash, perché con 38 punti solo il Dragon Crash... Fallo. Ho sprecato 17 punti, va bene. Incredibile. Ricordate quando tutte le volte che abbiamo subito un calcio stordente oppure una scivolata micidiale? Quante volte ci è stato chiamato fallo? Forse 2 su una ventina di volte che ci hanno utilizzato quella tecnica. Comunque siamo in attacco con Max, quindi tornado inverso. Il portiere non utilizza la sua parata, quindi siamo sul 5-0 sicuro. Bellissimo il tornado inverso. Praticamente è un tornado di fuoco al contrario, perché colpisce il pallone di tacco. Quindi sì, non male, mi piace davvero. Però adesso direi che possiamo rimettere Axel in attacco e tornare come stavamo prima. A questo punto, visto che Kevin è rimasto a 38 punti, provo a tirare con lui col Dragon Crash, tanto abbiamo ancora un po' di tempo e ancora il furore. Va bene, lasciamo perdere, è appena finito. Però voglio arrivare in attacco con Kevin, tirare col Dragon Crash, così finisce i punti Kevin e lo sostituisco e metto Shadow in attacco per provare a vedere se riesco a segnare con il Dark Tornado, che dal nome deve essere bellissimo. Non me lo ricordo se l'ho già visto, il nome è conosciuto e infatti ce l'ho presente, però l'animazione del gol, cioè del tiro, non la so. Quindi Kevin ha fatto il 6-0, direi che possiamo sostituirlo. Siamo al 20° del secondo tempo, ho 10 minuti di tempo per far segnare Shadow con il suo Dark Tornado. Ha anche una difesa, magari se riesce pure a recuperare palla e poi a trovarsi da solo davanti al portiere ancora meglio. Devo dire la verità, però in questa partita mi sono divertito molto più delle altre, forse perché ho fatto segnare gente a caso come Todd, Max, Nathan. Cioè Nathan sono partito dalla difesa e l'ho portato in attacco e l'ho fatto segnare. Todd è capitato, perché è capitato, se lo tengo sulla fascia, quindi è normale che ogni tanto capiti. Max invece volevo vedere il suo tiro, quindi va bene. A questo punto mi divertirei di più vedendo anche il Dark Tornado. E no, ho sbagliato tutto, va fuori. Va fuori. Alla fine il problema non mi si pone se non riesco a vederlo adesso il Dark Tornado, perché potrei sempre utilizzare Shadow da titolare in un amichevole per prendere S, tanto alla fine è uguale, non fa niente. Però ecco, farvelo vedere nel video, perché l'amichevole la taglierei sicuramente. Solo che manca pochissimo, 3 minuti in totale. Per fortuna ho preso palla senza utilizzare una tecnica. Ok, forse ce la faccio. Se vedo Shadow, eccolo là. No, muoviti bene. Ok, no, niente, non ce la faccio. Perché non si è mossa bene la telecamera. Forse no, perché finisce il tempo. Andiamo oltre il 31esimo, quindi appena supero col dribbling dovente questo finisce. Esatto, l'avevo detto. Sono in attacco e tecnicamente non sarebbe dovuta finire. Però il gioco funziona così. Maledizione, perché? Perché Shadow non ha usato il Dark Tornado? Forse non ha detto questo. Il triangolo Z dovrebbe essere imbattibile. Non siamo abbastanza forti senza Axel. Ragazzi,
Siete stati bravi ragazzi, avete giocato un'ottima partita. Axel, in questi mesi sei diventato ancora più forte, sono contento per te. Allenatore? Axel, dimmi solo una cosa, perché l'anno scorso sei sparito così all'improvviso? Non sei scappato, vero? Qual era la ragione? È vero, non mi sono presentato alla partita. Sono davvero dispiaciuto per tutti i guai che ho causato a lei e alla squadra. Non ti preoccupare, sono sempre convinto che tu abbia avuto una ragione più che valida. I fratelli Murdoch hanno detto delle cose orribili sul tuo conto, ma spero che potrai perdonarli. Sai, quando te ne sei andato per loro è stato un grande shock. Uno shock? Tutti dissero che la squadra aveva perso perché non c'eri tu. E che i fratelli Murdoch non erano abbastanza in gamba da contrastare la forza della Royal Academy. Sono certo che la tua improvvisa scomparsa sia stata molto dura da accettare per loro. Ma la cosa peggiore è che non riuscivano a perdonarsi il fatto di dover dipendere da te per vincere. Capisco. Ehi, Axel! Axel, adesso devi assolutamente vincere il torneo, altrimenti non avremo pace. Devi diventare ancora più forte perché noi faremo lo stesso e la prossima volta vinceremo noi. Ragazzi. Ok, basta così, torniamo tutti a scuola e andiamo ad allenarci. Chi non mi segue verrà lasciato indietro, non so se mi spiego. Sì. Forse non sono bravi ad esprimere le parole, ma il loro amore per il calcio è assolutamente sincero. Sì, sono in gamba. A me non piacciono, lo dico e basta così. Non mi piacciono proprio. Comunque, 443 punti esperienza più 90 per il bel gioco. Vabbè, pochi sono saliti e nessuno ha imparato niente. La prossima partita sarà la finale, la Zeus, lo scontro con Dark e la possibilità di realizzare il mio sogno, trionfare al torneo nazionale, il Football Frontier. È così vicino che mi sembra quasi di poterlo toccare. Mark, allora eri qui. Signor Smith, che succede? Potete riunirvi tutti quanti per un momento? Devo parlarvi di una cosa. Jude si è offerto di collaborare. Ho trovato quest'articolo nell'archivio della Royal Academy. Jude, parlavi di questo con lo studente della Royal Academy il giorno della partita con la Kirkwood? Inutile sprecare altro fiato, leggi e basta. È una rivista piuttosto vecchia, ma questo è Calcio Oggi di 50 anni fa? Calcio Oggi numero 1. L'esperto giocatore Tom Dark escluso dalla nazionale, che sia prossimo al ritiro? Tom Dark? Quel Dark non sarà... Proprio così, è il padre di Ray Dark. Il padre? Tom Dark era un giocatore della nazionale. Nel mondo del calcio di 50 anni fa lo conoscevano tutti. Però alla fine venne escluso dalla nazionale? Sì, quello fu l'inizio di tutto. Perché? Perché un giocatore come me è stato escluso dalla nazionale? Calcio Oggi, numero 1. L'esperto giocatore Tom Dark escluso dalla nazionale, che sia prossimo al ritiro? Ritirarmi? Ma io sono ancora in forma! Il commento dell'allenatore. Dark ormai ha i suoi anni, negli ultimi tempi ha perso il suo smalto. Per vincere il prossimo campionato formerò una nuova squadra di giovani campioni. Ho dedicato la mia vita al calcio, adesso perché? Nel calcio l'unica cosa che conta è la vittoria. Non c'è posto in questa squadra per uno come Dark che ormai ha poche speranze di farcela. L'unica cosa che conta è la vittoria, non c'è posto per chi perde. L'era di Dark è finita. Il padre di Ray Dark, Tom, fu escluso dalla squadra perché l'unica cosa che contava era la vittoria. Vincere è tutto. Ma chi ne ha pagato le conseguenze più di chiunque altro è stato suo figlio. Dopo essersi dato all'alcol, Tom disse addio al calcio che tanto amava. Insegnò al figlio Ray che per ottenere la vittoria qualsiasi mezzo è lecito, qualsiasi. Ma è terribile! Ieri l'ho sentito dire l'allenatore Nichols. Pare che la finale dell'anno scorso tra la Royal Academy e la Kirkwood sia stata combinata. Combinata? Sì, la Kirkwood venne spinta a rinunciare alla partita per lasciar vincere la Royal Academy. Se vi ritirate vi aspetto una bella sommetta, ma se non fate come vi diciamo, ecco come li convinsero. Quindi l'incidente di Giulia è accaduto perché la Kirkwood si era rifiutata di ritirarsi?
Tutto per non far andare alla partita Axel, l'asso della squadra, giusto? Non li perdonerò mai, non importa quale fosse il motivo. In nessun caso si può far del male ad una persona solo per il semplice scopo di ottenere la vittoria. Mark! Già, hai ragione. Il comandante, anzi, Dark, è un uomo spregevole. Non posso accettare che uno come Dark si permetta di infangare il calcio e di far soffrire tutti. Batteremo la Zeus e vinceremo la finale. Gli dimostreremo che ciò che conta di più non è la vittoria, ma l'amore per questo gioco. Sì! Ha chiamato, comandante? Comandante? Stavo pensando alla mia infanzia. Davvero un brutto ricordo. Per quanto mi sforzi, non riesco a dimenticarlo. Questa è la rivista Calcio Oggi di 50 anni fa? Conserva ancora una cosa del genere? Comandante, lei nutre davvero una profonda passione per il calcio. Comandante? Non lo sapevi? Io detesto il calcio. E anche gli incapaci come te. L'unica cosa per cui nutro passione è la vittoria. Sì, l'unica cosa che conta è la vittoria. Non c'è posto per chi perde. Sei d'accordo, Byron? Il comandante Dark ha sempre ragione. Ah, ok, il capitolo è finito così. E allora sapete cosa? Visto che abbiamo ancora un po' di tempo, almeno un altro 5 minuti, poi in base a quello che succede, facciamo che salvo perché voglio salvare, però continuiamo giusto per vedere come inizia il decimo capitolo allora. Tu sei il frutto di lunghi anni di ricerche, il mio guerriero supremo, oh grande Byron. Saprai ripagare ciò che ho fatto per te regalandomi una vittoria perfetta? Lasci fare a me. Grazie alla forza che lei ci ha donato, comandante, noi della Zeus non potremmo mai perdere contro la Raymond. Il club di calcio della Raymond Junior High. Poveri stolti che cercano di opporsi al mio potere. L'Inazuma Eleven non è altro che una mera fantasia e io lo dimostrerò una volta per tutte. Gli farò vedere cosa succede a chi osa sfidarmi. Andate voi, diffondete il nettare degli dèi in tutta la città. Agli ordini. Gli farò capire che la vittoria è tutto, e poi che opporsi a me è come opporsi ad una divinità. Capitolo 10. Chi saranno i campioni? La partita contro la Zeus è imminente. E pensare che fino a poco tempo fa giocavamo ai videogame e leggevamo fumetti senza pensare al calcio. Invece adesso ci attende la finale del Football Frontier, sembra quasi un sogno. Già, minacciavano addirittura di chiudere il club, se ci penso adesso non mi pare vero. Ah, a quel tempo non sapevamo niente di Dark e dell'Inazuma Eleven. Però, grazie all'aiuto di tante persone, siamo riusciti ad arrivare fin qui. Non possiamo assolutamente perdere. Sì! Ehi, Mark! Oh, Axel! Ora che ci penso, la rinascita del club di calcio è coincisa con il suo arrivo. Scusami, ma arriverò un po' in ritardo all'allenamento di oggi. Che succede? Dove vai così di fretta? Devo andare subito in ospedale. Ospedale, non sarà mica accaduto qualcosa a Giulia? No, beh, non lo so ancora. Ma sembra che all'ospedale stia arrivando gente da tutta la città e ora c'è una gran confusione. Come? Ma che sta succedendo? Non ne ho idea, ma devo andare a controllare. Cominciate pure ad allenarvi senza di me. Aspettami, Giulia, sto arrivando. Axel! Aspetta, vengo anch'io con te. Anch'io, Mark. Che sarà successo? Un'epidemia? Oppure... Ho un brutto presentimento. Come immaginavo, prima di andare a fare la partita con la Zeus, ovviamente dovevamo fare un'altra quiz
quest tra virgolette, come quello che abbiamo dovuto fare con la Kirkwood, con Mark che era caduto in depressione e tutto il resto. Quindi ora non mi fa andare direttamente in ospedale, giusto? Perfetto, siamo fuori. E allora facciamo che possiamo finire qui l'episodio, perché se no ci mettiamo troppo tempo. Siamo a 25 minuti, anzi in realtà ho contato qualche taglio che dovrò fare, quindi forse ancora di meno di 25 minuti. Comunque ragazzi, io vi saluto, vi ricordo di iscrivervi al canale se siete interessati ai miei contenuti, di lasciare un like se vi è piaciuto, di commentare e condividere con tutti i vostri amici, e se volete in descrizione c'è il link per il mio Instagram, venite a seguirmi e noi ci sentiamo al prossimo video.